Buonasera a tutti ragazzi! Come la va? Cos'è questa voce tipo buonasera, buonasera! Ho dimenticato di prendere l'acqua. Io sono veramente molto intelligente, la da prendere dopo. Come la va ragazzi? Come la va? Noi dobbiamo andare avanti perché ieri abbiamo fatto i test quelli belli, adesso siamo sì del livello 11, il che ci porta a guadagnare un sacco di soldi veri. Se non ricordo male, noi dovevamo andare adesso dal preside. Oh, quanta gente che c'è! Che grande applauso caloroso! Comandante Squall, buon lavoro, comandante. È meglio darti un titolo, no? L'abbiamo deciso io, Quistis. Ma quindi tu e Quistis siete le mie fangirl? Io mi occuperò della gestione delle provviste del Garden. Io e la dottoressa Kadowaki ci occuperemo degli studenti. Tu ti occuperai delle rotte di viaggio e dei piani di battaglia. Ah, lascia riposare Selfie. Ha detto che è stanca, ma non mi ha detto il motivo. Credo sia esausta dalla missione alla base missilistica. Che ne pensi delle divisioni dei ruoli? Ti va bene? Non male. Lo sapevi che quelli di Fisherman Horizon ci stavano riparando il garden, no? Ebbene, hanno finito, quindi il garden si può muovere! Ah, a proposito, sarò io che guiderò il garden. Non ti preoccupare, mi hanno insegnato come si guida questa cosa, fidati! Non mi fido minimamente di una persona di cui non mi ricordavo nemmeno l'esistenza. Quando vuoi partire, dimmelo, ok? Allora, sappiamo dove dobbiamo andare? Aspetta, aspetta! Proviamo a tornare a Balamb. Non sappiamo cosa sia successo da quando ce ne siamo andati. Non vorrei che, essendo anche Balamb un porto, dopo Fisherman Horizon toccasse proprio a loro. Quali saranno i fini della strega? Non riesco a capire cosa voglia realmente. Ragazzi, secondo voi cosa vuole la strega, eh? Il Garden sta per partire. Equipaggio, prepararsi per la partenza. Passo la parola al caposquadra Squall, che vi porgerà i suoi saluti. Che devo dire? No, il discorso no! Spegni quel microfono! La strega vuole un panino. In effetti il panino della mensa qui dicono che è il migliore, i panini qua della mensa. La strega vuole sterminarci, il che potrebbe essere altamente probabile. Che succede qua? Ci sono gli attacchi quelli veri, che cosa sono? Chi è? Chi sei tu? Ti picchio il pinguino, ma che è il garden di l'altro? Aspettate, eh. Guarda dove stavamo noi! Guardate dove stavamo noi! Si è aperto tutto, ha fatto un buco assurdo qua. Ma quindi noi dobbiamo prima appollaiarci e poi andare a Balamb di corsa. Cos'è Galbadia? Succederà a questa città? Cosa sarà di noi? Quando potremo rientrare? Se sapevo che finiva così, avrei portato mia figlia con me. Speriamo che sia rimasta in casa. Ci hanno cacciato dalla città alcuni giorni fa, ma mia figlia è ancora lì. Credo che i soldati di Galbaia siano ormai manipolati dalla strega. Ora la città è sotto il controllo della strega Dea. L'ingresso è vietato, questa città è attualmente sotto il controllo di Galbadia. Ispezionate la città, dopo tocca a voi, aspettate in silenzio. E quindi che dobbiamo fare? Ancora, si può sapere cosa volete? Prima hai detto ingresso vietato. Significa vietato anche ingresso di informazioni? Peccato, avevo notizie su una certa Elione. Cosa? Aspetta. Parla, cosa sai? Sono sicuro, ma credo di sapere dove sia. Faccio entrare. Se davvero avete le notizie del Lione, andate in albergo dal comandante. Ovviamente sarete ben ricompensati. Ma perché mi devo portare a quella palla di Zell? Ma dai! I soldati hanno detto se causeremo problemi la strega incendierà questa città. La strega Dea è venuta qui? No, ma c'è una donna fra i galbadiani con i capelli grigi e un occhio bendato. Fujin. Fujin è venuta anche lei? Oh, ci penso io a sistemare quelli. Sarà venuto anche Seifer?
Il comandante ha dato ordine di non far passare nessuno. Come? Informazioni sul leone? Che facciamo? Sarà vero? Se li facciamo passare senza controllare, ci levano lo stipendio pure stavolta. In questo esercito basta che qualcuno sia di malumore e ti levano lo stipendio. Guarda, lo capisco, mi stanno abbassando di grado ogni tanto. Se uno almeno potesse scegliersi il proprio superiore. Cercate il capitano, parlate con lui. Me lo chiedevo, è sparito, che sia in un posto segreto. Il capitano sta riposando in un posto segreto. Non compratene troppi, usateli, cercate qualcuno. Ho sentito che c'è uno che dorme nel portapacchi delle macchine dell'esercito, ma che storia è? Al massimo sarà crepato, non penso proprio. Se è Raijin. Come, di dietro? Sì, ci entri, ma puoi metterti anche davanti. Cosa vuoi fare dietro? Lo sai, esiste un ottimo sistema per conquistare una donna. Si cerca la preda e le si salta addosso tutti insieme. Cosa hai guardato? Che cosa significa? Mi scusi? L'hai pervertito? Non si deve proprio permettere, sa? Si cerca una preda e la si salta addosso insieme. Ma cosa hai capito? No, non ho visto il comandante perché vogliono che trovi prima il capitano. Sono il capitano Uncino. Un passo avanti ondeggiando, un passo indietro bailando. Muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino. Hanno detto che il capitano probabilmente si è messo a dormire nel bagagliaio di un'auto. Le auto qui ci sono e sono due. Ah, aspetta, di qua? Ehi ragazzi, che vuoi? Shh. Abbassa la voce. Senti, non guadagnerai niente a dare informazioni ai soldati di Galbadia sul leone. Se davvero non sai qualcosa, meglio dirla a me, ti pagherò bene, non ti preoccupare. Sei dove il capitano? Se vuoi queste informazioni devi pagare, anch'io devo mangiare. Era qui. Per andare a cercare lo stava quasi per mettere sotto. Non credo che adesso sia nelle vicinanze. Si è preso una paura. Chissà dove è fuggito. Non avete trovato il capitano? Ma dove diavolo è? Quando il comandante si accorgerà del capitano non c'è... Io ho detto che era di ispezione. Invece a dormire da qualche parte. Quando lo saprà andrò su tutte le furie. Quando il comandante ti guarda senza dire niente è un cattivo segno. Sono le tasse? No, sono lo stipendio. Ma dove si è messo a dormire il capitano? Non si è messo di nuovo nel portapacchi della macchina? Abbiamo detto di no. Non l'hai ancora trovato? Ma che strano, non è meglio se ritornate davanti all'albergo? Che è successo? Perché sono morti? Perché sono i soldati? Sono morti i soldati? Sono i soldati a terra in modo casuale. Capitano non si è fatto vivo. Ha detto che lo farà richiudere in una stanza d'albergo. Povero capitano. Il capitano ha un ritardo da Guinness dei primati. Non l'avete mica visto fare il pisolino da qualche parte? Ehi, aspetta. Ah, capitano! Ah, ho dormito troppo. Allora, Trendan... Fujin sarà nera della rabbia, vero? Sì, capitano, il comandante su tutte le furie. Pure voi però, aiutatemi. Dobbiamo calmare Fujin. Raijin! Voi, cosa ci fate qui? Volevamo liberare Balamb, cioè vogliamo liberare Balamb. Sefer mi ha detto di darmi una lezione se vi vedevo qua. Datemi una mano, soldati! Assimila, ma assimila a Fuji, mica a lui! Vabbè, intanto lo assimilo per vedere se c'è qualcosa di interessante. No, tu non c'è niente interessante. C'è Tandara, però. Accumula Tandara. Sei tu il comandante? Lascia subito Balamb! Raijin sconfitto? Proprio così, dove sono Sefer e la strega? Spacchiamo le ossa anche a loro! Zell, calmati! Fuji, sei solo ora, non vorrei mica combattere? Rabbia! Non è sola! Chi è?
Non rinuncio tanto facilmente alla lotta io! Proprio vero, non svegliare Khan che dorme! Allora... prima assorbiamo le cose magiche dalla signorina lì. Non importa chi, basta che... è il momento di fare sul serio! Assimila da lei... Pandemon! Ok, assimila, energira, usa subito, su, perché non vedo? Shot colpi di piombo, al entrambi. Vabbè, 123, più di questo non riesco a fare, 123. Ho fatto 1000, è deceduto Raijin? Fuji, sono stato sconfitto! Io direi di attaccare tutti insieme. Un pugno di Zell! Sono sconfitto dai pugni di Zell! Da Zell che c'ha i pugni nelle mani! Forza up! Aumento il livello di forza, ma di chi? La guerra 002? Mega Resir? Il Golden Force ha ottenuto 20 AP, Ivrid, Siren, Kabankol, Pandemon, conferma. Riceverete gli ordini, dalla strega? Negativo! Non c'entriamo niente con la strega, noi agiamo per conto nostro. Come sarebbe per conto vostro? Noi stiamo con Seifer. E allora? Che c'entra? Questa non è la guerra interna del Garden. Non ci tireremo indietro. Negativo! Seifer ha molti seguaci, ma lui si fida solo di noi. Quelli di Calbagna seguono gli ordini di Seifer perché temono la strega. Se noi lo abbandoniamo, Seifer rimarrà solo. Se siete suoi amici, ditegli di smettere di fare idiozie. Affermativo! Noi non siamo amici che si danno via per due soldi. Siamo con Seifer in tutto e per tutto. Capisco. Quindi non volete tornare al Garden? Va bene, non vi costringo. Che cacca che ridete? Vuol dire questo, amicizia? Aspetta! Basta con questo discorso. È duro sentire tutto ciò. Taci! Via! Che triste. Amici o nemici, sono le circostanze che li cambiano. Una frase che sento da sempre e ormai non mi stupisce più. Non mi stupisce più davvero. Allora perché mi sento così ora? Andiamo. Perché si sente così ora? Dove andiamo? Eccomi qua! Cosa c'è? La nostra destinazione? Ci stiamo pensando. Dai, proviamo ad andare al Garden di Travia, no? Sta proprio all'interno delle montagne, forse la strega non arriverà fin là. Però non si può mai dire. Pensavo fosse stata distrutta dall'attacco dei missili. Perché emo? Ah, forse ci vuole andare proprio per verificare. Mettiamola tra le possibilità. Grazie! Ciao ciao. Seifer. Ciao. Che paura. Undertale Sippy Sense per Frisk Ita. Grazie per essere entrata nel grigio appacoso. Sembra ieri che erano in questo garden. Perché il garden di Travia sta qui. Proviamo a vedere innanzitutto di riuscire a recuperare gli oggetti per le nuove armi lì. Facciamoci una veloce scoperta del mondo, dai. Chissà che non troviamo qualche area interessante da visitare. E viaggiamo al mondo. Che cos'è qua? C'è una stazione? Posso buttarla giù? No?
cielo cosa è mezzo al mare. Ma è Fisherman Horizon questa? Dove è finito il presidente tutto ciò? Signor presidente? Dove è andato? Lascia fare tutto ai suoi allievi. Chi siete? Avrei voluto giocare con il preside. Io con te non ci gioco. Ma adesso sono andata verso l'avanti! Mi sono girata verso l'oceano! E vaffanculo però! Questa Timber, questa prigione, questa cosa, Deling City, e qua cosa ci sta? Wind Hill. Ah, ok. Villaggio dei Shumi? Garden di Trabbia, ok. Pet, voglio andare là. Voglio andare là. Andiamo qui. Ragazzi, sono le mani. Quelle mani, tenetele a posto. Salve, ma sono Sid. Cosa volete voi giovani viaggiatori? Siamo guerrieri assoldati dal villaggio, non sottovalutarci, amico. E poi ci siamo pure del diploma del Garden. Anche voi studenti del Garden? Magari siete anche Sid? Vuol dire che sono un vostro superiore, haha. Le armi ti servono, i libri e gli oggetti. Sì, c'ho i libri. C'ho le armi nuove. Il problema è che non le posso comprare perché servono gli oggetti. Dove li compro gli oggetti? Mio marito andrà su tutte le furie quando saprà che è sparito. Mica ci saranno i fantasmi. Ma è sparito cosa? Cose lasciate in disordine si rimettessero a posto da sole. E fosse stato solo un terremoto che mi ha rimosso tutto a posto. I fantasmi? È il mio vaso prezioso, è un tesoro di famiglia. Succedono cose strane, sicuramente è colpa dei fantasmi. Sì, ma arrivano i fantasmi che vi fanno... Ma qua non si entra da nessuna parte, scusatemi. I terremoti li rimetto tutto a posto, a quanto pare. Che succede? Sto cercando i miei piedi, non li hai mica visti. Basta scherzare, Vine. Io non ho detto niente. Basta, non mi piacciono questi scherzi. Il Cochocobo? È caduto qualcosa, pezzo di vaso. E questa cosa adesso rimane qui? Signore, c'è un pezzo di vaso. Ah no, è lui che vuole il vaso. Guarda che ho combinato, fammi raccogliere i pezzi. Se trovi qualcun altro dimmelo. Non lo so, questo me l'ha dato un'armatura. Ma come non c'è niente? Dopo una vita non c'è niente. Aspetta, qua che cos'è? Questo è colorato, si prende. È una palla? Non c'è assolutamente nulla. Che bello, sono sopra le foreste. Bosco Chocobo? Veramente? Non sono finita in mano. Che bello. Che bello buttarmi in acqua. Yes, splash! E parte la canzoncina, sì. Dov'è il bosco Chocobo? Lì c'è un posto che non l'avevo visto prima. Siete nel Chocobosco a livello avanzato. Se siete state qui, spaventerete il Chocobo. Ah, vuoi prendere il Chocobo? Ti serve un flauto speciale, si chiama Chocoflauta.
No, te lo regalo, guarda, te ne do due tipi, ok? Però devi darmi 1000 quill per la lezione d'uso e l'attestato. Grazie. C'è un blitz. Il Choco Sonar misura la posizione, il Choco Zinner permette l'azione. Se suoni il Choco Zinner in un punto del bosco, il Chocobo attirato dalla musica cadrà giù. Puoi capire dove usando il Choco Sonar. Usa X per scegliere il flauto e B per suonarlo camminando. Non voglio il Chocobo. Ne voglio uno grande da cavalcare. No, ascoltami. Se resta un solo Chocobo, la mamma Chocobo si preoccupa e lo cerca. E allora lo potrò prendere. Esatto. Se la mansueti non c'è pericolo. Ti spiego velocemente tutto. Con X scegli il Sonar. Con B lo fai suonare. Un suono indica dove sta il Chocobo. Con X scegli lo zaino e lo fai cadere giù. Non ho capito niente. Il suono del sonar quando il Chocobo si trova vicino a te, eh? Ok, spero tu abbia capito. Non ho capito niente. Choco Sonar. È da queste parti, suppongo. Ah, ma devo starci vicino? Non ho capito. Ci sono addosso, veramente. Adesso mi è dietro. Che cosa fa con penetrare? Non ho capito, scusami. Non capisco. Devo cliccare qualcosa velocemente? Cliccando tutto, non fa niente. No, non ho capito. Non lo so. Tizio, mi puoi dire perché? Non ho capito, mi ha detto. Allora, ha detto: suona il cavoletto lì finché non fa quel suono stranissimo. E l'ho fatto. Poi cambiano con lo zinner qui, c'è lo zinner per catturarlo. Quindi qua ha fatto il suono strano. Qua ho usato questo, il Chocobo è caduto, e beh, però non lo cattura. Mi sono rotto il cazzo, me ne vado. C'è una città lì. Andiamo alla città. Facciamo una cosa migliore. Città sarà questa. Ho sonno, si vede che ho sonno. Lo so che questo posto ti ricorda qualcosa. Questo posto è in rovina. E non lo potevo andare a visitare lo stesso. Annaccia tua sorella.
Dobbiamo circumnavigare il continente. Praticamente nel pezzo in fondo non c'è stava niente. C'era solo questa costruzione. Com'è bello vedere la desolazione più totale. Soltanto il continente a ovest è abitato. Che è qua? È tutto nero. Che è? Una foresta nera. Che è sto posto? Quanto è brutto. Sei vicino a Estar. Intanto non ci posso arrivare col garden. Qui c'è il bosco finale, eh? Uè, ho volato da una parte all'altra, sono un genio. Mamma mia, che genio questo. Mettiamoci giù. Splashate. E là c'è il continente innevato, quelli belli. Ecco la insenatura, ehi. Che sembra l'oceano aperto e invece è chiuso. Cioè, me vogliono frega. È chiuso, lo sappiamo tutti che è chiuso. Ti pare? Vabbè. È stato un piacere. Eccolo qua. Ok, facciamo la tramina qua. Raga, spartoni Fields. Che è successo negli ultimi episodi? Dei missili sono partiti e hanno distrutto il garden di Selfie. Caspita. L'attacco missilistico. Quieto. È un bel guaio. Devi prendere il microfono qua, che sennò si sente poco e niente. La descrizione c'è l'IPD, ma sì, quello resta sempre lì, in caso ve lo scordiate. Ciao Carmela! Io vado dentro. Ma non fuggire, veniamo anche noi, no? Scusami, che facciamo? Vai pure. Ma come vai pure? Che vuoi restare qui? Scusami! Ma da dove entra poi? Ma perché? Cioè, stiamo andando tutti! È inutile che fuggi da sola! Fugge lei! Perché fugge? Cioè, stiamo venendo anche noi! No, mi dire che sono morti tutti! Squall! Ah, ecco, è la ciurma! E Selfie dov'è? È laggiù, la vedete quella che... sparita! Ops. Non manca qualcuno? È andata avanti, sì. Che dite, ci saranno mostri da queste parti? Presto, raggiungiamola. C'è gente viva, ragazzi! Che bello, non sono morti tutti! Tandaga! Scusatemi, sono felice. 13 Tandaga! Alla faccia del salsiccio. Grazie per esserti preso cura di Selfie. Diciamo di sì, va. Selfie mi è stato di grande aiuto. Yay! Che ti prende? Non è da scuola dire certe cose! Per una volta tanto che ti faccio essere meno asociale del solito e ve la prendete pure tutti con me! Mandate a quel paese, per favore. Lì giù c'è la palestra, aspettami lì. Saluto la mia amica e arrivo. Che fortuna che la tua amica non sia deceduta nell'attacco missilistico, eh? Chi è questo tizio? Ridimmi un po' il tuo nome e matricola. Stai facendo del tuo meglio per questo garden? Cosa vuol dire dare il meglio? Ricostruire questo garden, no? Se dai un contributo per ricostruire Trabia, ti darò un po' un punteggio. Tizio che ho sempre avuto, io sono un Sid del garden di Balamb. Sono qui solo per visit. Dov'è la palestra in tutto questo? Dove devo andare? Di qua? Trovato zombie? La vecchia edizione di Tambermaniacs! Ops. Ah no, quella di Denver My Ex e... Ma queste sono le tombe? E... No, cosa... Tu non torna indietro, vai avanti piuttosto. Il re Tomberry. Invocazione GF. Ah, il re Tomberry è un'invocazione abbastanza difficile da fare. Abbiamo portato via tutti i feriti in macchina. Io sono malato, ho curato molti di qui e mi sono ammalato anch'io. Ma no, ma povero disgraziato. Salvataggio. Da sotto le macerie ho trovato questo libro molto vecchio.
Magari fosse una mappa del tesoro. Che ne so, 5 passi a sud del gargoyle e poi vai. Oh, funziona di nuovo? Sembra a posto ora. Yutaka. Insert code. Personal data bank. Stanno manipolando cose. Niente da fare. Era apparsa selfie per due secondi. Almeno mi era apparsa selfie. Scusate, arrivo subito. Aspettatemi al campo di basket. Aspettatemi alla palestra. Aspettatemi al campo di basket. Deciditi. Possiamo mai andare avanti e indietro per te? Scusami. Dove sta sto campo di basket? Quella è una palla? È un campo di basket questo? Dicevo che se giocavamo pure noi al torneo di basket di Trabia forse avremmo potuto vincere, ma è stato cancellato per colpa dei missili. Diciamo che molte persone sono state cancellate per colpa dei missili, quindi non ti lamentare che è cancellato solo un torneo, scusatemi. Oddio, questo è un missile! È inesploso? Aura? I professori dovrebbero fare qualcosa di più. Non è possibile che lasciano tutta la responsabilità del guard sulle spalle degli studenti. Ma tutto distrutto. Dobbiamo fare qualcosa per questo missile. Non dovrebbe esplodere, ma potrebbe rompere il parco e rotolare giù ferendo qualcuno. Mamma mia, pensare che noi l'abbiamo visti partire sti missili. Mi sento la piena responsabilità di quello che è successo in realtà. Stiamo aspettando selfie. Quando arriva lei andiamo. Sembra che non ci siano nemici in questo garden. Dove sarà la strega? Dobbiamo trovarla al più presto. Grazie. Vengo anch'io quando andate a combattere contro la strega. Voglio prendermi la via rivincita, ok? Andiamo a fare il sederino alla strega. Sentite... Ma dobbiamo combattere per forza, non c'è nessun altro metodo. Allora, Rinoa, innanzitutto ti calmi, che tu non sei nemmeno un Sid, non sai niente di guerre, non sai niente di combattimenti, ma cosa vuoi, ti metti in mezzo? Ci ha fatto quasi morire, Ci ha fatto quasi proprio... Che per salvare lei abbiamo dovuto fare un sacco di casini, mannaggia a te, mannaggia a sta scema. Si vede che mi piace tanto come personaggio... Non possiamo trovare un modo per evitare spargimenti di sangue? Parla come quelli di Fisherman Horizon. Oi, ma cosa stai dicendo? Ci sarà un qualche scienziato che conosce un sistema per bloccarla senza combattere, no? Se ci fosse stato, l'avrebbe già fatto da un bel po' di tempo in realtà. Dove vuole arrivare? Se davvero qualcuno conoscesse qualche sistema sarebbe grandioso, ma... Ma nessuno fa niente alla fine. Tremano dalla paura. Si lamentano e a pericolo passato ci criticano. Non fanno che criticare questo o quello, ma alla fine non concludono niente. Rinoa, dove vuole arrivare? Cosa si aspetta da me? Ma non ti mettere in me, mica sta parlando solo con te, sta parlando con tutti. Guarda come fa il protagonista lui. Non che non lo sia il protagonista, però. Io sono cresciuto nel garden, sono un Sid, io, un guerriero, lo capisci o no? Squall! Se non dici a voce alta quello che pensi, non riusciamo a sentirti. Ma che ne sai che io sto pensando? E se sto pensando a una pizza? Tu sei una della resistenza di Timber, giusto? Diversamente da tanti altri, tu hai combattuto con le armi, non è così? Perché ora invece fai questi discorsi? Cosa ti succede? Forse ho solo tanta paura. E vattene a casa! Vattene a casa! Torna a casa tua! Lasciaci fare il nostro lavoro! Sta baldrina. Mi succede spesso quando sono con voi. Certe volte, come adesso, sento che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. In realtà no, sei proprio su un altro canale radio. Ma quando si combatte non riesco a stare al vostro passo. Perché noi siamo addestrati. Tu sei una figlia viziata. Rimango indietro, vi corro dietro, ma non ce la faccio.
Cioè, è come se io adesso mi mettessi a correre dietro un militare, ragazzi. Quanto riuscirei a stargli dietro? Vediamo. Quanto? Cioè, tipo, ho paura che non mi accoglierete col sorriso. Questo stai dicendo? Parla potabile, per favore, perché non ti capiamo. Se siete tutti vivi, se torneremo insieme a casa. Quando ci penso, Rinoa, torna in cucina. Non sei inutile, non ci dai una mano. Vuoi imparare a combattere? Impara a combattere. Ma noi siamo addestrati, siamo guerrieri, lo facciamo da quando eravamo piccoli. Tu sei una tizia a caso che era figlia di un tizio importante, quindi che ha avuto pure la servitù, che al massimo avrà fatto una corsetta avanti e indietro. Non sai niente. Non sai niente di strategie, non sai niente di guerra, non sai niente di combattimenti, non sai niente di magia, non sai niente di guardia. Non sai una emerita mazza. Tornatene a casa, sei solo un peso. Grazie. Quando ero piccolo e avevo circa 4 anni, ero in un orfanotrofio. Tanti ragazzi, tutti orfani. Era la fine della guerra della strega, molti bambini erano senza genitori. E così anch'io. Ce n'erano molti, ma fra tutti c'era una bambina speciale. Irvine, giochiamo? Mi piaceva molto quella bambina, mi bastava parlare con lei per sentirmi bene. Selfie, a cosa giochiamo? Giochiamo alla guerra. Selfie? L'orfanotrofio? La casa di pietra? Proprio così. La vecchia casa di pietra vicino al mare? Proprio così. Quando ci siamo visti al Garden di Galbadia l'ho capito subito. Perché non hai detto niente? Possibile che voi due ve ne siate dimenticate? Perché me lo ricordo solo io? L'allegra Selfie e la prepotente Quistis. La prepotente Quistis! Che strano. Cosa? Ehi, non vi ricordate quando abbiamo fatto i fuochi d'artificio? Ah, sì. Di qua. Ah, io sono a scuola adesso. Sono nei ricordi di Irvine, ragazzi. C'è Selfie... Quistis e Zell erano tutti insieme, tipo. Avete capito, ragazzi? Erano tutti insieme. Ma io li devo seguire, mi sa. Quindi li seguirò. Però un altro poco più lento, Che fai? Dove sei andata, sorellina? Non mi vuoi più bene? Sono tanto triste. Dove sono andati tutti i bambini? Bambini! È l'ora della pappa! Così però sono inquietante, ragazzi. Aspetta, dove sono tutti i bambini? Seriamente? Dove sono andati? Oh, Squall, però cammina un poco, Neccia tua sorella che... Aspetta, forse sono scesi di qua. È una strada, se scende? Ok, se scende. A cough. Ah, adesso si corre, grazie. Dopo 30 anni. Era più o meno così. Ah, l'oceano, il faro. I fuochi d'artificio. Ehi. I bambini non devono giocare con i fuochi d'artificio. Lo dico alla madre. Piagnucolone, torna a letto. Se me lo ricordo vuol dire che c'ero anch'io. Se me lo ricordo vuol dire che c'ero anch'io, no? Vai, Yuki. Siamo stati tutti sgridati. E i miei genitori di Balamb? La famiglia Dean ci ha accolto e allevato Zell come proprio figlio. È proprio vero. Io ero qui. Mi fa male, madre! Piagnucolone. Chi è? Sei un fifone. Smettila, Cypher. Cypher! Con il ciuffetto! Ah! Cypher!
Wow, c'era anche lui. C'era anche Seifer. A parte Rino eravamo tutti lì. E allora? Sì, anch'io ero lì. Io, sorellina, ho sempre aspettato che mia sorella tornasse. Io sono solo, però farò del mio meglio. Anche se tu non ci sei più, ce la farò lo stesso. Riuscirò a farcela anche da solo. Non è andata bene. E Lione era la sorella? Era un po' più grande di noi e tutti la chiamavamo sorella. Quisti, Zell, Selfir, Vine, Seifer, e Lione, io. Non so se tutto ciò ha un senso, però siamo stati tutti insieme. Dici che la sorella è Lione? È lei che ci ha portato indietro fino al periodo di Laguna. Ha detto che vuole cambiare il passato, ma non... Ah no, questo è Squirrel che sta parlando. Ma ha detto che vuole cambiare il passato, ma non so il perché. Esiste una sola ragione. In questo presente non è felice. Se così vuoi aiutarla. È parte di noi, del nostro passato. Ma se non ti ricordavi neanche chi fosse. Ehi, Selfie, nemmeno tu ti ricordavi niente. Che trip mentale, raga. È terribile dimenticare così tante cose. Ah, mio padre e mia madre non erano i miei veri genitori. Che brutto scoprirlo così a cavolo di cane. Dove sarà l'orfanotrofio? Insomma, il Lione e la sorella sono la stessa persona. Tutti le volevano molto bene, ma tu, Squall, la volevi soltanto per te. Te lo ricordi bene? Che strano. Col carattere che ho, non credo di essere mai stato adottato. Stesso discorso vale per Seifer, quindi forse eravamo al Garden già dall'età di 5 anni. Non credo di essere mai stato adottato. Significa che lui non si ricorda nemmeno se è stato adottato o me. Raga, ma di cosa stiamo parlando? La memoria peggiore della mia. Eppure lui non ha mai parlato degli anni passati insieme all'orfanotrofio. Lo stesso? Io stesso, anche se lo guardavo, non mi ricordavo niente di lui, che non è strano. È vero, è strano. Da quando mi trasferì a Trabbia ebbi una vita davvero molto felice. Poca alla volta dimenticai il periodo di quando ero bambina. Ma per scuola e Seifer è strano, è davvero molto strano. Me lo ricordo, sì, ora me lo ricordo. Non andavo d'accordo con i miei genitori adottivi. Arrivai al Garden a 10 anni. Lì per la prima volta notai scuola e Seifer. Voi due non facevate altro che litigare. Sì, tu ci fermavi sempre. Sì, è vero. Seifer voleva essere al centro dell'attenzione, ma Squall lo ignorava sempre. E alla fine litigavano. Squall avrebbe potuto evitare di combattere, invece stava zitto e si scagliava contro Seifer. Se gli dicevo di lasciarlo perdere, Squall quasi pianicolando diceva: «Devo farcela anche da solo, mia sorella non tornerà a casa». Credo che ho provato a prendere il posto di Elione. Ci ho provato, ma non ci sono riuscita. Pensavo sempre a scuola, anche dopo essere diventata istruttrice. Quistis, calma con i tuoi pensieri, ok? Credevo fosse amore, nascondevo i miei sentimenti perché ero l'insegnante, ma mi sbagliavo. Quello che mi legava a lui era un sentimento di tipo fraterno. Oh. Ha detto un po' troppo. Stiamo dimenticando un po' troppe cose, eh? Non mi ricordo dove sta l'orfanotrofio. Un amore non compreso? Mi sono tolta di mezzo da quando Rino è entrata in scena. Ah. Deve essere lo stesso per Seifer. Anche Seifer deve aver dimenticato di quando era bambino. Ma quando vede Squall i suoi sentimenti riaffiorano e... Per questo lotta con Squall? Come ho fatto a dimenticare? Siamo cresciuti insieme fin da bambini, com'è possibile? Era più o meno così. È il prezzo che paghiamo per i Guardian Force. I Guardian Force ci danno la forza, ma si prendono dello spazio nella nostra memoria. Credi che questo spazio sia quello occupato dai nostri ricordi?
Ma è una voce messa in giro da chi critica Guardian Force, però. Insomma, se continuiamo a usare Guardian Force ci dimentichiamo le cose, no? Non credo che il preside Sid permetterebbe una cosa così pericolosa. Ma allora perché solo io mi ricordo ancora bene molte cose? Chissà. Forse perché uso i Guardian Force da poco tempo. Forse è per questo che ricordo molte più cose di voi. E tu, Selfie? La prima esperienza con i Guardian Force fu quando arrivasti a Balamb, giusto? Sì. E allora perché? Ho una confessione da fare. Quando avevo 12 anni ho partecipato a una sessione di allenamento all'aperto. Ho distrutto un mostro e ho trovato un Guardian Force all'interno di questo. Ho usato quel Guardian Force per molto tempo e credo di avere una buona esperienza. Però strano, non riesco a ricordarne il nome. Credi che sia colpa di Guardian Force? Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Che ne so? Bentornata! Forse è meglio lasciar perdere. Meglio lasciar perdere? Volete scondettervi da IGF? Fin quando combattiamo ci serve la forza dei IGF. Se c'è un prezzo da pagare io sono pronto a pagarlo. Facciamo un diario, ci scriviamo qualcosa ogni giorno. Se davvero tendiamo a dimenticare le cose, rileggendo il diario potremo ricordarle. Sei sicura che sia una buona idea? Perché non dovrebbe? Vuoi davvero ricordare tutto? Io dimenticherei volentieri quando Sefer mi picchiava. Ora per me è più importante proteggere i miei a Balamb. Mi hanno accolto come se fossi loro figli e questo non posso dimenticarlo. Ehi! Vi ricordate tutti della madre? Il suo vestito nero, sì. La madre vestita di nero. Di nero, Morticia. Quel volto gentile, i capelli scuri. Quanto l'ho ammirata. Le assomiglia maledettamente alla madre. Se provo a ricordare quel viso, le assomiglia? No, impossibile. Il nome della madre è Edea Kramer. La madre è la strega Edea. Perché la madre? Perché? Perché la madre ha invaso il mondo? Perché ha lanciato i missili a Balamb? Forse per quanto possiamo sforzarci, non lo capiremmo mai. È vero. Ascoltatemi. I Sid del Garden sono stati istituiti da Edea, giusto? Io sono un Sid, ma credo di capire. Io non sono un Sid, ma credo di capire cosa provate. I Sid combattono contro la strega, no? Che strano. Mentre veniva torturato, Sefer mi ha chiesto dei Sid. La madre dovrebbe saperlo cosa sono i Sid. Ma la madre e la strega sono la stessa persona. Cosa significa? Il nostro nemico è una persona che noi tutti amavamo. Per colpa di Guardian Force, perderemo qualcosa di importante. E allora? Noi non siamo qui perché il destino ci ha spinto fin qui. Siamo qui perché l'abbiamo voluto noi. Guardate! Un regalo delle fate! Sta solo nevicando. Che cavolo significa un regalo delle fate? Perché non andiamo all'orfanotrofio di Edea? Chissà com'è diventato. Forse capiremo qualcosa. La ragione per cui la madre è diventata così? Quindi ragazzi, è deciso. Andiamo tutti nell'orfanotrofio dove siamo cresciuti. E dove la strega, al tempo, era invece la nostra madre. Allora, dobbiamo andare alla casa di Edea, ma non abbiamo la minima idea di dove sia. Scusatemi. Di dove sia. So di per certo che di qua c'è un posto qua su a nord. Quindi dobbiamo un attimo buttarci verso nord. Benvenuti al villaggio degli Izumi. Il vostro accesso è stato approvato. Questo ascensore fra pochi secondi arriverà all'entrata del villaggio. Buongiorno, veniamo da Balamb! Benvenuti al villaggio degli Izumi. È raro che stranieri normali possano... Non so che voce potrebbero avere... È raro che stranieri normali possano penetrare nel villaggio. Questa è la tavola dei negoziati.
e dove scambieremo minerali con commercianti esterni. Estraete minerali? Non scaveremmo mai tunnel sotterranei di 323 metri soltanto per divertimento. Beh, non è che non ci divertiamo a farlo. Oh, guarda chi c'è. Ma ciao, tizietto Cale Sempronio. No, come livello 10, figlio di una meretrice. Dammi la so... Cosa è successo? Sono un attimo spaventata, perché mi odiano così tanto adesso? Sei uno straniero? Molti di noi qui non hanno una buona idea del mondo esterno, ma io credo di capire cosa c'è di bello là fuori. Un giorno passai accidentalmente per una terra desolata e distrutta. L'incontrai un gruppo di artigiani. Ogni artigiano ha lo stesso spirito. Se alcuni artigiani vivono nel mondo esterno, non dovrebbe essere male. Da quel giorno le mie opere risentono anche della loro influenza. Guarda questo, per esempio. È una macchina. È un furgoncino. Conoscete il modello di questa statua? Ma è in un certo senso. Questa è la statua di Laguna Loire. Un tempo quest'uomo cadde ferito vicino al nostro villaggio. Un mumba lo raccolse e lo portò qui. Scivolò su un ghiacciaio e batté la testa. Ci occupammo di lui per un certo periodo. L'anziano dovrebbe conoscerla bene questa storia. Chiedete a lui se volete. Andate a parlare con lui. Vi racconterà molte cose. Per essere uno straniero dimostri di avere un grande cuore. Diremo al mumba di guardia all'entrata di lasciarvi passare. Allevate tanti mumba qui? Non li alleviamo. Il mumba è una delle forme finali in cui possiamo trasformarci. Forme finali? A parte gli anziani, noi sciumi in un certo momento della nostra vita ci trasformiamo in ciò che il nostro cuore riflette. Chi non diventa anziano di solito si trasforma in mumba dei capelli purpurei che riflettono la grande passione creativa. È una cosa che sanno tutti. Possiamo diventare bestie anche noi? Come osate chiamarle bestie? Certo, diventare anziano è più desiderabile. Però, non notate la loro fiera espressione? Occhi come gemme simbolo di purezza, purpurei capelli simbolo di creatività. Perché i capelli purpurei sono simboli di creatività, scusatemi? Pelo irsuto che rivela la forza, adorevole voce che rallegra il cuore, grandi adorabili mani di grande forza. L'avete già detto la forza. E che possono camminare a due zampe. Sono creature meravigliose da qualsiasi punto di vista. Non voglio diventare un mumba, tranquillo. Ho capito. Parlo troppo. Anziano, benvenuti. Se siete venuti fin qui dovreste conoscere il Grande Laguna. Siete benvenuti, lasciatevi che vi parli di lui. Sono passati 17 anni da quando lo trovammo ferito e lo aiutammo. Stavo andando a salvare una bambina di nome Elione rapita da Estar. Rimase presso di noi per rimettersi dalle ferite. Per spezzare la noia si mise ad insegnare ai mumba a parlare. Perché? Glielo chiese anch'io. Lui rispose che la lingua è una cosa utilissima che tutti dovrebbero conoscere. Pensavo che ai mumba non servisse parlare e si riescono a comunicare anche senza il bisogno di parole. E forse lo stesso discorso vale per noi. Quando lo trovammo, Laguna non riuscì a spiegare bene lo scopo del suo viaggio. Noi capimmo che avrebbe dato anche la propria vita pur di raggiungere il suo scopo. Bastava vedere i suoi occhi per capire a cosa pensava. Il leone, i suoi amici. Capisci cosa voglio dire? Forse sì. Perché costruite una sua statua? Effettivamente strano. Non so se potrei capire. Crediamo che Laguna abbia una strana energia che attrae le persone. Non sappiamo cosa sia questa energia, per questo stiamo costruendo una statua.
Anzi, abbiamo la sensazione che è così. La ragione che ci attrae a lui si riveli. Tutto per quel pagliaccio. Ma, meglio che me ne stia zitto. Dato che siete venuti fin qui, vorrei farvi un regalo. Oh, oh! Ma qui da noi nessuno dà mai niente per niente. Se darete una mano agli assistenti del laboratorio, vi darò qualcosa in cambio. Il laboratorio? È dove si trova la statua di Laguna. Vorremmo terminare il prima possibile. L'anziano vi ha dato il permesso di... È un grande onore, viene dato raramente. Bene, iniziamo a lavorare? Come vedete ho l'importante ruolo di costruire la statua di Laguna, ma... Le pietre per la statua non bastano. Ce ne sono molte attorno al villaggio, potreste portarmene un po'? Va bene. Allora, mi servono 5 pietre. Pietra ombra, pietra del vento, pietra vitale, pietra d'acqua e pietra blu. Cosa hanno di diverso? Ogni nome ha un suo significato, non è difficile riconoscerle. Esamina bene le pietre e capirai. Tizio, piglia questa pietra e non ci scassa. Se la ricompensa non è bella, guarda che te dico. È proprio una pietra d'acqua. Complimenti, grazie per la collaborazione. Ora andate, l'anziano vi aspetta. Se quel tizio non mi dà una ricompensa di tutto rispetto... Io lo trucido. Ci abbiamo pure 68.000. Oh, siamo sfondati di soldi. Ma che è sto fatto? Seriamente? Seriamente? Cioè, seriamente? Non stiamo scherzando. L'anziano ora vi degnerà di un dono. Ci degna di un dono. Grazie di ciò che avete fatto per gli sciumi. Vi offriamo questo. Anziano, non lo vedono? Ah, capisco. Ma non c'è niente. Ma non vedo niente. Non riuscite a vedere il palmo della mano dell'anziano? E quale sarebbe il regalo? Posso tipo ammazzare qualcuno, non lo so. Lui, guarda, lo decapito qui giusto perché... Allora, dobbiamo trovare la casa di Edea. Abbiamo visto che tecnicamente sappiamo che ci trova su una costa perché c'era il faro e tutto. E da quel che abbiamo visto nei ricordi, era un posto che non era gelido, quindi probabilmente un posto a sud. La zona che abbiamo visto noi era rigogliosa, c'era un bel faro, c'era una bella vegetazione, quindi non penso proprio che abbia a che fare con questi luoghi. Vediamo un... Cos'è sta cosa? Il mio nome è Odino. Ah! Odino. No, aspetta che non l'ho nemmeno salvato. Scusate, voglio salvare. Fammi salvare un attimo. Salvo qua, guarda. Salvo proprio qua sopra, cratere di Sentra. Ok? Il mio nome è Odino. Ok? Odino ci sta parlando, raga, un attimo solo, siamo un attimo tutti silenziosi per... C'è un Tomberry! Allarme Tomberry! Fuggi, fuggi! No, devi fuggire proprio ora! Non voglio affrontare Tomberry, ragazzi, voi non capite cosa sono i Tomberry, voi non lo capite. Ciao.
Non so dove sto andando. Io sto salendo verso il cielo a prendere Odino. In qualche modo lo prenderò. Concedo la mia enorme potenza. Io ti invoco. Odino, ti sto invocando io. Provate a vincermi. Devo combatterlo. Devo trovare l'altro occhio. Ah, ho capito dov'era. Era qua. Sì, vabbè. Ciaone proprio. Lo prendo. Incastono l'occhio sinistro. Sette, sei, sei, cinque, sette. Sette, sei, sei, cinque, sette. 7, 6, 6, 5, 7. Non c'ho un cazzo di fogli qua. 7, 6, 6, 5, 7. Per fa cosa? A che mi serve sto codice? Scusami, non ho visto nessuna password. Qua dentro? Si entra? Qua è una porta? Ma dove? Dove lo devo mettere? Qua? Saremo qui? No, qua non c'è niente. C'ho 6 minuti. Dove caspita lo devo mettere? Con la mia spada sarete più veloce, sarà più veloce. Beh, dipende se so dove devo mettere questo codice. No, 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 non andiamo a perdere tempo. Là non si va da nessuna parte. No, che ho fatto? Che ho cliccato? Perché va per 3? Sta andando per 3, io non ho fatto niente. No, 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 no. Io sono andata qua e ho iniziato a fare per 3 da solo. Cos'era? Era... Si è tolto adesso. Che cos'era? Una roba velocizzata? Non ne ho idea. Accelera. Ma non so dove mette il codice. Sto tornando indietro. Dov'è che devo mettere il codice? Devo metterlo qui forse? Qua non c'è niente. Dove devo mettere il codice? Non lo so. Non ho capito, dove devo mettere lo sto codice? Se mi mette pure ansia, 5 minuti di tempo. Dove devo mettere sto codice? Prendiamo il codice, recuperiamo quindi entrambi gli occhi, torniamo al piano di sotto e inseriamoli nell'altra statua. E vabbè, uno la prima botta come fare a sapere con sti cos? Con 20 minuti di tempo, po'. Ci sono 2 coccodrilli e 1 orangotango, 2 piccoli serpafambocco e un'aquila reale, il gatto, il topo e l'elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i 2 occhi della cosa qui. Li devi prendere, lo prendo, zacchete! Lo prendo, zacchete! E scendi giù e fai le cose.
poi scendi ancora più giù e sali sulla statua che a quanto pare devi mettere gli occhi di nuovo perché a quanto pare va così e noi non lo sapevamo. Salta e aspetta che tutti saltino, zacchete e poi zacchete. Ciao signore, incastona l'occhio sinistro. Ciao, incastona l'occhio destro. Com'è il codice? 76657. 7 6 6 5 7 7 6 6 5 7. Ma come codice errato? Tua sorella è errata. 7 6 6 5 7 7 6 6 5 7. Ho anche provato al contrario. 7 5. Magari tu dici al contrario è 7 6 6 5 7. Chi ti è morto? Sette. Questo è cinque. Perché è errato? Scusatemi, ma non è il codice che mi ha dato prima? Non ho capito. Squall, cosa stai facendo? Squall! Sali! Non abbiamo il tempo! Mannaggia! C'è uno corre, deve rompere le pizze. Piglia quello, lo prendo. Grazie. L'occhio destro non c'è. Non me ne frega niente che l'occhio destro non c'è. Adesso scendi. Non abbiamo tempo di fare assolutamente niente se non quello che devo fare. Allora, mettiamo l'altro occhio. Incastogno l'occhio sinistro. Lo lascio dov'è? 7, 4, 4, 4, 2. Ok. Prendili. Lo prendo. Squall però, però squall. Se io clicco su, sai cosa significa su? A casa mia su significa andare su. Poi non lo so se nel tuo mondo alternativo su significa scendere. Sinceramente non ne ho idea. Incastono l'occhio. Incastono l'occhio. 7, 4, 4, 4, 2. Sette. 4 4 4 2. Oh, grazie. Grazie. Quindi era vero che quando abbiamo sbagliato il codice è cambiato. Porca miseria. Questi codici che cambiano. Eccolo. Bene, alla fine siete arrivati. Preparatevi, ma ricordatevi che non avrò pietà. Senti, siccome il tempo passa, non me ne frega di quello che dici. Abbiamo 15 minuti di tempo per attaccarlo senza che lui ci attacca, ragazzi. Riusciremo a togliergli 31.000 circa, capì? Circa, non so quanto esattamente. Dobbiamo essere veloci. Quindi facciamo Pandemonium, facciamo Quetzal. Tu prova ad attaccarlo, vediamo quanto gli togli. Non gli togli 300, praticamente niente. 700 infatti ha fatto, anziché il solito. Abbiamo vinto? Abbiamo vinto! E dalla nostra parte, Odino! 20 AP, Siren, Brothers! Esseri meravigliosi, oh miseri mortali! Metterò la mia spada a vostra disposizione. Avete invocato il mio aiuto ed io, magnanimo, vi aiuterò. Yeah! Allora, vi spiego come funziona. Lui non è un Guardian Force. Appare totalmente a caso durante gli scontri, tranne contro i boss. E annienta i miei nemici, praticamente. Questo... Così... così funziona. Io continuo ad esplorare,
Dovevamo andare a trovare la casa di Edea, però non abbiamo idea di dove potrebbe essere. Anche perché ci dovremmo fatti i continenti per cercare quell'isola poi. Tutti i mari. Cos'è sta cosa? Guarda! Cosa pensi che succederà? Credo che loro sappiano che siamo qui, se no faremo noi la prima mossa. Non possiamo evitare di combattere. Ma io non volevo combattere! La strega è là sopra, vero? Questa è la battaglia finale? Lo spero. No, ragazzi, non volevo combattere! Non sapevo che stavano lì! Cosa faccio adesso? Do gli ordini perché è il mio compito. Cerco di dare i meno ordini possibili per evitare che le cose si complicano. Cosa dovevi dire? Non c'è molto tempo ormai. Combatto anch'io, sono stufa di essere sempre in difesa. So che anch'io posso fare qualcosa, combatterò insieme a voi. Speriamo che sia l'ultima volta che combattiamo dentro il nostro garden. Ah, ma è Rinoa che l'ha detto. Devo combattere per dimostrare a me stessa che posso farcela. Fa attenzione. Squall, ritorni immediatamente al ponte! Sì, stiamo correndo! Zell, affidate questa postazione! Sì! Tutti al ponte! Guarda! Sai, Fer, da un garden all'altro, ti piace più il rosso? O ti piace la strega? Che poi in realtà è tua madre, ma a che cosa stiamo parlando? Sefer, comanda l'armata nemica, ci stanno venendo addosso. Continua in questa direzione. Ma gli andiamo a sbattere! Ma c'è, andiamo a sbattere contro, questi ci saltano addosso con le moto salterine qui. Raga, le moto volanti! Sì, ma come fanno a non scivolare? Rimbalzano addirittura! Ci stanno sbattendo contro, a destra! Porca miseria! Cosa caspito sta succedendo? Il nemico è di fronte a noi, squadra d'attacco, state pronti! Svelti, vengono a sinistra, dobbiamo fermarli, verifichiamo il GF. Santo Gesù, no, dobbiamo fare lo scambio di tua sorella, dobbiamo fare cambio Junction. Ma sono verdi, fate più schifo del solito. Solitamente erano blu, perché adesso sono verdi? Ah, perché questi sono... Aspetta, ma ce l'avete, le cose importanti? No, non ce l'hanno le cose importanti, allora picchiamoli. Ah! Ma durante un combattimento! Ma io non lo so! Mi ha dato Squall, ne farò uno identico, per ora tienilo tu. Come fate a convincere Squall a fartelo dare? Stiamo sotto attacco, ragazzi! Stiamo sotto attacco! Madori, Noa, sei una... Tutti stanno già combattendo, andiamo! Qui si... Grazie! Sei la voce della verità! Io non ci credo. Io non ci credo. Ma il sole non ci arriva. Abbiamo bisogno di una corda. Tiduri, no, torniamo subito. Sì, lasciatela appesa lì. Allora, andiamo con calma, eh. Grazie, Odino. Sei proprio grazie.
Grazie, Odino, grazie. Non so cosa farei senza di te, che ogni tanto vieni a farci visita e ci risparmi tutti questi casini. Addirittura sei a P. Sì, lo so che gli stanno piombando giù dal cielo. Sto andando lì, guarda, guarda come vado. Magitech, qua il cavolo è. Ma chi è Gundam? Tanti tizi anonimi con le armature da Gundam. Vabbè. Vabbè, certo. Vabbè, li togliamo tutti di mezzo tranquillamente. Fateli fuori tutti. Fate fuori. Non stai esagerando, stupidi ragazzini. No, 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 non stiamo per niente esagerando. Dobbiamo farli fuori tutti. I soldati sono più preparati dei nostri. Disponiamo solo di alunni esperti. Come detto a scuola, non resisteremo ad un altro attacco. Forse non avremmo dovuto insistere così tanto sulla difesa. Avremmo dovuto attaccare subito. Io me ne sarei voluta andare, non volevo nemmeno venire qua. Mi sono girata e c'era un garden dietro di me. Ma come caspita è possibile? C'è un faro, stavo cercando. Non un garden, un caspito di faro. Sever è con loro, vero? Avevi detto che non volevi scappare da lui, vero? Dov'è Rino? L'unico modo per raggiungerlo è calarsi dall'alto in qualche modo. Rinoa. Ehi, non vorrei mica rinunciare. Senti, non me ne frega niente di lei. Che morisse. Non doveva nemmeno stare qui. Ti prego, dobbiamo provare ad aiutare Rinoa. Forse non servirà a niente, ma non possiamo arrenderci senza almeno provarci. Ma io devo guidare l'attacco, appunto. Non mi interessa quello che devi fare tu. Ora Rinoa è in pericolo e tu la devi aiutare. Ma cosa cavolo vuoi? Ma state zitto, che sono io che comando qui. Devo fermarmi per aiutare una tizia a caso che non fa nemmeno parte del garde. Ma per favore, scusami, non mi interessa quello che devi fare. Tu, oh, tu non sei nemmeno di qui, ma cosa vuoi? Ma stai zitto, stai sotto il mio comando in questo momento. Se pare che può decidere lui che cosa deve fare. Vogliamo tutti bene a Rinoa? Sì, voglio bene anche a tutti quelli che stanno in questo garden e non rischiano di morire, sinceramente detto. Rinoa è una di noi, Rinoa è una tizia che abbiamo conosciuto un mese fa, a stento. Dovrei far morire tutti i bambini del garden per salvare Rinoa. Ma che scherzi. Cioè io boh veramente. Sta cosa veramente non ha senso. Cioè è così stupida sotto ogni punto di vista. Non vuoi rivedere il viso di Rinoa? Guarda, i genitori di quei bambini. Ah, è vero che sono tutti orfani. No, non sono tutti orfani. Alcuni sono semplicemente andati. Tipo i genitori adottivi di Zell che l'ha inviata. Quindi no, i genitori di quei bambini ti sputerebbero in faccia, ok? Ah, ma ve l'ha chiesto? Salvate il mondo per... fermate il mondo per salvare Rinoa. Se muoiono gli altri, sti cazzi, non me ne frega. Cioè, io ma guardate, ma peggio di Sianne proprio. Guarda, certe decisioni che io veramente non... Io boh. Ciao, Cugia! Devi salvarla, ma guarda! Cioè, se poteva stargli poco simpatica fino a prima, se fossi in scuola, adesso mi farebbe schifo, tipo... Sì, allora, da comandante devo guidare il garden. Se una tizia a caso sta per, tipo, morire, qualcuno la salvasse, io ho d'altro da fare! Non posso perdere tempo, porca miseria! Siamo dentro! Yeah! Ok, siamo pronti? Saremo pronti! Forza, adesso! Per i nostri amici, per noi stessi e per il mondo intero! Ok, fatevi avanti! Che significa scappo, insulto il nemico? Lo guardo, insulto il nemico? Brutto bastardo! Ah! Ma...
Mi guarda attorno. Ma cosa? Ma cosa? Che cosa bisogna fare qui? Allora, pugno, guardia! Pugno, calcio! Ma cosa succede? Che succede? Non sto capendo più niente! Ma io ho fatto la guardia! Oh! Quindi adesso? Cosa devo fare? Se stai così appeso al filo, in modo molto appesoso. In modo molto appesoso, ragazzi. No! Ma guarda un po' che coincidenze, ragazze. Guarda un po' che coincidenze. Abbiamo salvato anche la tizia. Entrate di là. Corri verso sinistra. Non si capisce più niente. La guerra! Dove sono io? Squall! Grazie! Perché non sei deceduta? Noi quello aspettavamo, guarda. Il contratto mi vincola i gufi del Madonna. Era il mio compito salvarti. Inoltre ti ho trovata per puro caso. Quindi non ti preoccupare. Non potevo morire così. Avevo con me qualcosa di molto importante che ti appartiene. E non avrei potuto morire senza restituirtelo. Il tuo anello lo conservavo io. Quello scemo di Zell. Si frega gli anelli e dà altri. E ciò che ho di più prezioso, lo posso riavere? E poi un bell'anello. Ma cos'è questo mostro inciso sopra? Ma ti pare il momento di metterti a chiacchierare che sei in mezzo a una guerra? Non è un mostro, è un leone, un animale molto forte, fiero e coraggioso. Non ha mai visto un leone in vita sua. Questo leone ha un nome? Certo. Griver. Ah, si chiama così. Zella ha detto che me ne avrebbe fatto uno uguale. Così anch'io diventerò un leone come te, ma sparati, fuori sei un pesce, ma quale leone? Tutti stanno cercando di farci mettere insieme. Che palle, è vero? È talmente evidente, l'ho capito perfino io. Ma infatti, ma che nervoso, cioè, ma si facessero i fatti loro, a me sta tizia sta veramente sui zebedè. Sembra che ti piace l'idea che tutti pensino di noi, che... No, assolutamente, mi fai schifo. No. Ci stanno aspettando. Tu aspetta qui. Dispettoso. Guarda un po' chi ci sta. Tristezza. Muovetevi, mettete la parola fine a tutto ciò. Richiesta. Vi prego, occupatevi di Seifer. Vi vogliamo soltanto indietro il vecchio Seifer. Chissà se mai potrà tornare come prima. A meno che non è sotto qualche incantesimo. Non sono un nemico, i nemici ci hanno attaccati nel mezzo della lezione e hanno occupato la zona. I soldati del Garden sono riusciti però a far sgomberare l'aula. Sei venuti a distruggere la strega, tenete questo. Chiave 1, dovrebbe esserci altre due allieve da qualche parte. Hanno le chiavi per poter aprire gli edifici ai quali di solito non si può accedere. Ah, quindi non stiamo andando a fare le cose, stiamo andando a cercare gli enigmi alla volta, vabbè. Oh, guarda! C'era il punto per salvare qua da qualche parte? Buon salve, signor Cerbero! Cerchiamo proprio voi! Mi servono i Guardian Force, sa? È veramente molto simpatico, signor Cerbero. Non so ancora come potrei sconfiggere. Questo è un GF, ma prendiamocelo. Siete molto sicuri di voi. Vediamo cosa sapete fare. Vieni con noi, vieni dalla parte delle persone che sono quelle potenti. Aspetta. Tu c'hai triple? Niente male, mortali. LOL, totalmente a caso. Mamma mia, quanti soldi che abbiamo in tutto ciò, stiamo facendo i soldi ma non li abbiamo ancora spesi per niente. E vi ringrazio per essere stati qui con noi. Io sono veramente molto stremata, quindi andrò a dormire. Buonanotte a tutti.
E baci, 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 bacini, baciati, baciati. E a tutti!